No, volevo No, che hai esplorare. fatto? Vabbè, dai, si guarda che si... Cos'è? What have you done? Oh! Roba luminosa, So cos'è. radioattiva. La Magnum è vicina. La Magnum che è nella testa di Tiger. Però ci sarebbe... 300 ore di gioco fa. Tornare indietro fino alla Magnum. Eh sì, perché tanto dovrei tornare nella... Ma dammi la La chiave, chiave è infatti. Delmo. Dammi la chiave. Non è indietro, va? Una scala, come una Ma... scala per stare su. Sì. Ci rendiamo conto che i creatori di Resident Evil hanno praticamente fatto un gioco basato sul rompere i coglioni agli altri. Sì. E ha un fatto successo. La gente rivorrebbe un gioco così. Ma infatti anch'io vorrei. Sì. Non ora. Non ora. A me è piaciuto di Borghese. Tra 30 Non è anni. un capolavoro, è cosa però. Ma fa ma. No, ma non è niente. Ah, no? Non è niente, non è Ma niente, è fradicia. È sudicia. Mamma mia. niente. Non è fa lì. Io vado qua. Perché l'hai fatto? In questa porta che sembra un reattore nucleare. Non dovevi farmi questo. Ma va. Non Io sono gli squali morti. Eccoli! No, mi fanno più niente, vero? non ti fanno niente Sbanattano però. Allora, Scooby. Non dargli vicino però. Che faccio, sennò... Ah! No, ma non è uno squalo. Non canzonarlo. Madonna. Perché quello è nell'acqua. Quale nell'acqua? Questo qua. Questo enorme mostro, quel leviatano. Ma... Leviatano. Quindi se io entro... Muori. Muoio? Non rischiamo. Partiamo per bene tutto. Ovviamente laggiù c'è qualcosa che brilla, Infatti ok? io lo voglio now. Voglio now io. Non sparargli è fuori questione. Aspetta. Perché? Perché non lo ammazzi in questo No, no, no. modo. Se Ci gli vorrebbe sparo... qualcosa di elettrico da mettere là nell'acqua e poi disattivare. Secondo me va posticipato adesso. E poi? E poi trovare qualcosa che si potrà utilizzare qua. Vabbè, l'altro verso. Sono qua che C'ho la faccio. paura. Se io stessi morendo un dentone te lo darei comunque. Sì. Basta. Lo squalo ha il carattere per fare quelle No. cose. Torniamo dalla scala che ti fa salire su. È dov'era? Lì. Chissà dove finisci. Presa, che grip. Oh sì. Rosa. Ne valsa la pena. Oh, la shortcut. La shortcut. Quindi è inutile tra l'altro, cioè, nel senso. Oh sì, scendi così. Torna a parlare a me. Oh. Forse a parole. Con una serie di scelte Quando morali. te stavi scappando dagli squali, a un certo punto c'era un ponte e tu Sì. hai detto lì no, lì no. Era un posto in cui si può andare, ora che è sicuro. Ora lì sì, Sicuro ora sì. lì sì. Sappiamo. Sì, forse è meglio evitare lo squalo grosso, vedere subito lì. Sì. Non ci ragioni con lo squalo grosso. No, si dai un po' di carne. Se passasse. Bistecchino. Se passasse Barry. Pollo impanato. Ce lo butteremmo Andiamo a dentro. prendere il cadavere di Rita. Ah no, è nel serpente. O da un serpente o da uno squalo gigante. Il povero Fincher. Io preferirei da un serpente. Morbido. È morbido. Ma ti ingroba e ti tiene dentro il suo corpo per una vita. Nessuno ha mai pensato in quanto Ah, accidentaccio. Porta. non si può fare il giro. No, tanto non può tornare in piedi. Guarda, La stanza dei guardoni. esatto.
Party Season. No! No, che cos'è? No! Cos'è, una pianta? Lady 42. Oh, no, è la pianta. Lady 42. Quindi non mi avvicino. Salutala, salutala. No, 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 ti piglia. Non salutala. Ciao. Lady 42, cosa bisognava fare? E lui non ha detto niente. Suppongo mettere qualcosa di tossico. Non c'è niente. Nella sua pappa. Non c'è niente qua. E c'è la squadra. Quindi? Quindi si sono indietro. Fa parlare allo squalone. No. Cosa ci fa lo squalone? Lo ammazzo. Vai. Non ci fa. Lo ammazzo, lo ammazzo. Lo ammazzo. L'hai salvato l'ultima volta? Lo ammazzo. Prima della storia del vetro che si rompe, suppongo. Lo ammazzo. Lo ammazzo. Io non specifico il soggetto, complimenti. Lo ammazza. Jill, fammi vedere il tuo culo per un'ultima volta. Prima che lo. Sì, brava. Brava. Cazzi tuoi. Non lo vedrò mai più. E son cazzi. Ma dai, ma smettetela, uno scolo gigante non può andare sul pavimento. Come ma tu no? Entri dentro l'acqua. Tu, sei tu cretino che entri dentro che... l'acqua. Ma sì. Io sono sul pavimento e gli sparo da lontano. Ma non lo colpisci? Non lo colpisci, l'acqua protegge chiunque. Sì. Sì. Fa la barriera acquatica. Nessuno, sì. Nessuno ha mai ucciso uno squalo sparandogli. Ma... Allora, innanzitutto queste sono granate comunque e... Ho capito come ucciderlo. Non puoi prendere la granata. No. Ma perché no? Io lo ammazzo così. Parlaci in te. Cioè, posso parlarci ma non posso ucciderlo. Fai di capire che l'uomo è più intelligente dello squalo. Va bene. Però lo squalo ha molta più volontà dell'uomo. Comunque non hai più spazio. Stai zitto. Dicevo lo squalo. Ha! No, no, di qua. Ti giro. Non un movimento. Neanche il solletico. Ma si vado nell'acqua? No. Metto il piedino. Sì. Vedi che si scende. Sì. Si scende parecchio. A mani nude lo squalo, dai. Ma dai che dorme, dorme. Ma che dorme, dorme. Ma sta zitto. Ma dai, faccio una... Gli squali non dormono mai. No. No. Mattina time. Tutte le mattine del mondo. Ecco questa. Ce n'hai altre. Guarda, se vuoi usa la tua bella shortcut, spendi 5 minuti, vai a salvare e poi vagli in faccia. Sì, che poi depositi roba. Giusto. Dai. Intanto mi fai lassù, controlli nuove robe. Oh no! Cioè, che vitalità ora è di quando gli abbiamo tolto l'acqua. Non morirà mai con lo squalo. Sì. No. Ma gli squali non sono mammiferi, dovrebbe morire. Un delfino può sbanattare mezzo... Video. Dov'era la shot? Vivi e porta davanti. Se ti dà uno shot vuol dire che serve che tu torni su. A salvarti la vita. Dal custode. Adesso vai là, accendi un cielo a Robert. Ovviamente. Magari e salvi. Dice, guarda, ho trovato questo. Bene. Apri la stanza e vedi Barry che legge la storia infinita che hai trovato sullo scaffale. Molto interessante questo villain. Cioè io sto veramente andando a salvare perché voi non avete le palle di affrontare uno squalo. Sappiamo riconoscere un'impresa disperata. Ho visto troppi film possibile. Con squali. Date un calcio alla ragione, fate posto all'impossibile. È con quello che hanno girato Sharknado. E con ben in mente questo motto.
Mamma mia. In ogni film di squalo, alla fine lo squalo perde. Sì, ma se ne porta dietro un po'. Ma solo in un film. Il protagonista cavalca uno squalo gigante. E io in cielo. Sarò il secondo. In cielo. In cielo. Hai visto? Gli umani possono fare tutto sugli squali. Mettiamo contro lo squalo contro la piantina, lasciamo che si uccida tra di loro tipo Godzilla. Sì, lo spingiamo dal culo verso quella stanza. Sì. E da lì parte il mega pin giapponese, sì. Tipo. Poi diciamo allo squalo. Quella ha detto che sei un pezzo di merda. Ah. Che non vale nulla. E siamo a 10. Mamma mia, me la sto cavando benissimo. Sì. Ancora morto. Ma perché io sono fortissimo? Fortissimo. Io un culo della Madonna perché. Dio! Ah! È importante andarci cauti. Se ci vai cauti in Resident Evil muori davvero poche volte. Il problema è che o ti blocchi o proprio non. Dici no, ti prego. Guarda quanto ci vado cauto io, non brucio neanche un cadavere. Sì. Per paura di bruciarmi le mani. La donna non riesce seriamente ad arrampicarsi su una scatola alta mezzo metro. Let's go. Let's face the shark. Let's go! Let's go! Let's. It's a me! Stai dai. Shake that ass. Potrebbe essere l'ultima volta che lo vedo. Ho scoperto che c'è un gioco, sì. Che tu puoi mettere la modalità di difficoltà ultra difficile, dove se tu perdi una volta il gioco ti cancella il salvataggio. Bello. Grazie. Sarà la main new feature di Dark Souls 3. Magari aggiunge la scritta, sei una merda. Sì, come voleva Miyazaki all'inizio. È una merda. Merda. È vero, vorrei scrivere una cattiveria allucinante. Sì, tipo you failed, no? Proprio per dire. Sì. Non ho paura degli squali. Boh, buttati dentro, con gioia. Sì. È salvato. Ricordati questo. Dai, forza, salvato. È salvato. Ma non c'entra niente, cioè nel senso, è un momento speciale. Vabbè. Ah, certo. Mm. Dorme. Mm. Ah. No. Ma ora ce l'ho. O vai di corsa. Siete dei cagasotto, ve l'avevo detto. Siete dei cagasotto. Aspetta. Ve l'avevo detto. Tu devi andare lì. No! No! Cagasotto, certo. Vai, sai cosa fare. No. No? Ma ti sembra normale? Ora dovrai alzare, secondo. Tocca. Se mai controlli il fuso all'acqua, non riceve elettricità. E allora? Che devo fare? Devi spingerlo in acqua! Ah! Allora avevo ragione io! Roba elettrica nell'acqua! Uno sciacchettino! Pikachu bitch. Ciucciati il mio tono shock strong. E con non curanza ci entriamo dentro anche noi. Mi hai fatto cagare addosso, sì. Pensavo sarei morto in modo orribile. Dice qualcosa in sì. Sì. Chi è il capo adesso? Chi è il capo adesso? Porca puttana! Porca puttana, sì, dentro in bocca, tanto non puoi più farmi un cazzo. Dentro in bocca. Chi è il capo? Sì! Sì! Si torna su. Cosa puoi farmi adesso, scuola di merda? Niente. La galleria, no. Niente puoi farmi, stronzo. Esamina la chiave, magari c'è scritto galleria. Sì, è vero. Galleria. Gallerie. Cioè, beh, immaginavo fosse quella l'unica chiusa. In gallery. Quello sa tutto di questo gioco. Oh!
salvato, tuo fratello è morto. Zitto, oppure ti taser. Tuo fratello è morto, l'ho ucciso io con la mia furbizia, la mia astuzia e la mia potenza. Mi chiamavano Zeus. Lo so che mi stai toccando, ma io vinco comunque. Dove cazzo devo andare? Shortcut. Già. Che di qua. Yes. Yes, my lord. Yes, my lord. Oh sì, riceverò in premio quello che ho sempre sì, sperato. Sì, sì, beh, stavolta te lo sei meritato. Ah. Goditelo tutto nei 5 secondi che si fosse va. Stato Chris. Si va in galleria e si scopre. Bisogna prendere 4-5 oggetti. Dalla cassa. Non importa. Non importa, va bene. Spondo tutti i caricatori del fucile. Non lo ricordo bene. Magari il libro rosso. Ma va. Giuro. E confini di raccorsi. È entrato nella cazzo di montagna. È così difficile fare un videogioco così? Basta pensare stronzo. È la cosa più tranquilla che c'è. Dice no. Facciamo Resident Evil 6. In serio? Poi serio cosa? Facciamo Revelation. Se 4 è serio, di scrivo. Visto? Non abbiamo più problemi di spazio. Andiamo a sentire la Kojima e poi mandiamola a cagare. Oh no! Spara! Ma che spara? Un fucile! Allora, esploriamo questa stanza. Madonnina, no. Tipo. No, mi fai venire mal di mare, di borsa. Tipo, cosa c'è? Chiusura della porta, usarlo. Vai! Tiè! Allora. No. Come faccio a cambiarlo? Ah, ma ci sono già le cose sopra. Aspetta, allora, di logica. 4. Perché 4? Poi vai sull'altro. No, no, mi ricordo. Allora. Prima era senza ciglia. No, non c'entra niente. No, c'entra un cazzo. I numeri? Sì. Questo 2. Era. No, che stai dicendo? Due ultimi. Ah, due gile palle. Sì. 5-6 era. Non era 3-4-5. No, c'era il verde era 6. Il verde era 6. No, 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 il 6 l'ho già. Mi sa che era. No, hai messo 1. No, ho messo il 6. Ah. 5. Ah sì, dopo ho messo. Era il 5, vero? Quindi era 4-5-6. Forse era 3 la prima. Che il 3 me lo ricordavo, mi ricordavo la lancione. Sì, muori di vespe, però è lì. Muori di vespe. No, questa stanza no. Vero? Intanto c'è qualcosa. Oh. Cos'è questa stanza? È la stanza della rottura di coglioni. Sì. Vedo dei numeri. Si vede a occhio. No. Questa è la stanza della rottura. Non è difficile, è veramente rottura di coglioni e basta. La scritta sulla parete. Eccolo lì. 4. 10. Ma io ste cose le sapevo già in prima. Sì, vabbè, e allora? Sono così trasparente. Perché ti serve tutto, quasi tutto l'inventario vuoto, come tu avevi predetto. E se tu ricordi ogni singolo montaggio musicale di Breaking Bad, sai cosa devi fare. Allora. Ma qual è? Cos'è che ti dico? Giallo 6. Questa è qua bisogna fare i piccoli chimici e creare gli insetticide. Per Plant 42. Per la stanza che sei uscito. Per Lady 42. Ah, Lady 42. No ragazzi, mi ricordo una sega. O comunque puoi già usarlo come spruzzino contro le vespe anche nel nido, che è il buco nel corridoio. Ma tanto deve liberare spazi. Hai bisogno di agilità per prendere tutte quelle cose. 4 spazi per i 4 vasetti oppure devi anche mettere lo stesso spazio? I vasetti tutti vuoti puoi anche lasciarli lì, credo. Uno l'ha già preso. Però forse puoi lasciare. Ma intanto esplora già che sei qua. Esplora. Sì, magari. Oppure rosso. Oh.
Veleno. Fa che sia, fa che sia. Fa che sì, sia. Sì. No. Due erbe verdi. No. Okay. Devo tornare. Paola. Indietro. E scarica tutto. Tutto quello che puoi scaricare scarica. Allora, la manovella butta l'altra. Sì, ovvio. Ce n'è anche da dirvelo. E forse esaminando i flaconcini comunque avremo qualche esempio quando saremo nelle stanze. Magari sui flaconcini c'è scritto un numerino. Non fa capire che cazzo li fa. O il nome della sostanza, così. Cosa devo fare? Esamini. Acido, nitri. No, non c'entra niente, c'era scritto proprio da una certa parte cosa dovevo fare. In un foglio. Sì, probabilmente. Là nel laboratorio. Ecco. Poi devo spiaccicare. Camminaci sopra. Sì, lo so, ma. Non le becchi. Gil! Ecco le disintegro. Minchia. Ho fatto una strage. Un'altra. Ah, ma tornano! Come è possibile intorno? C'è un alveare anche qua? Ti mi hai avvelenato. Ma perché c'è un alveare? Alveare? Ci sono. Allora sarebbe più utile sparare all'alveare. Ma non posso, mi serve l'insetticida. Ah. Questo è tuo. Sì. Grazie. No, ma ritornano. Ritornano, subito. Sì, certo che ritornano. Ma allora ti serve sparargli? Pensavo che almeno finché non ritornavi nella stanza. No. Allora, 13 colpi. Allora ci finisci le i colpi senza risolvere. Solo in casi di emergenza. Vabbè, controlla le porte, magari. Ok. Allora. The bell. Quello ok. Qua no. La numero 3? Ma c'è stata una numero 1? Ma grazie. Non ancora. Allora è talmente sacra. Con tanta espressione di dolore. Ecco le istruzioni. Ah, no. Ah, sì. Ma paura che manchi il conto. C'è il mio incubo più grande là in fondo. Allora vespa di merda. Ma finché ne rimane uno va bene. Dobbiamo fare i chimici adesso. Sì, ma serve un foglietto. Dunque, il momento più odiato di sempre. Foglio. Oh no. Non c'è. Tutti quei foglietti. Ah, no. Ah. Acqua 1, rosso 3, viola 4, giallo 6. Grazie. E poi dobbiamo fare quelle robe matematiche scritte lì. Allora c'è la pollina rossa e gialla. Grossa. Il composto è quando tu raggiungi 20. Sì. So che ogni cosa oltre il 20 diventa tossica. E ti uccide. Quindi il nostro primo obiettivo è fare un 4, tipo. Vediamoli. Quindi il 4. Sì. Sì. 4. Quindi cosa corrisponde l'1 e il 3? Acqua e viola. Acqua e rosso. Ah, sì, è vero. L'acqua dov'è? L'acqua è lì, è lavandina. Ah, sì. Ah, c'è una rosa. Sì. Ok. Ora prendo l'altro robo. E lo riempio di rosso. Perfetto. E il gombini. Non credo. Per fare il viola. La boccettina rossa e metterci un po' d'acqua e la lavandina. No. No. 4. Qua. E abbiamo un 4. E abbiamo la prima operazione. Poi 4 che abbiamo già. E dobbiamo ottenere un 6. Un 6.
Giallo. Ah, già da solo, meno male. Meno male, ok. Quindi sono il pelo di giallo. Cioè. L'altra cosina è piena d'acqua, no? No. Quindi? Unisco? Sì. E 4 a giallo. Che? Che bel colore che è uscita. Arancione. E abbiamo il 10. Quindi? Altra operazione. Altra operazione. 10 più, cos'era? 6? Dobbiamo leggere. Sì. E sta andando bene. 10 più 6? No, guarda, no, vai leggere, no, vai a guardare. Non, ricordo, non ho 100%. Non sono sicuro al 100%. 10 più 7. Bisogna fare un'altra cosa. 1 più 6. Eh sì, con due bottiglie vuote. L'uno è l'acqua, giusto? Ce l'abbiamo già, le due bottiglie. Acqua vuote. Giallo. Acqua giallo. Scusate, se dobbiamo ottenere 20, sì, non possiamo rifare tutto quello che abbiamo fatto fino adesso e poi unire le due boccettine di 10? Normalmente sì, ma loro vogliono che tu faccia esattamente come ti dicono. Sì, te lo permetto. Quindi? Acqua giallo. Okay. Perché le due boccettine di 10 ti darebbe sempre 10, in quantità maggiore. È la chimica! Scusate! La chimica va rispettata. Okay. Sono nato in una fattoria. Acqua più giallo, allora. Giallo? Sì. 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 E non unire. Sì, unire. Sì. Per farne 7. Sì. Allora, due sì, non unire a 10 per uno. No, ho imparato la lezione sulla chimica. E poi il verde. Quindi? Leggere. Ultimo passaggio. Credete di unire il 10 con il 7. Adesso sì. 10 e 7. Uniscili. Okay. Uniscili. Blu. E il 3. E ora è un 3. C'è un 3. Che è rosso. Che è sì, rosso. È rosso. Oh. Riempi la roba di rosso, siamo a posto. E poi uniamo. Abbiamo vinto la vita. Sì. Hai anche una boccettina vuota in più. Marrone. Jay Vigiolta. Abbiamo fatto. Quindi mo? La puoi abbinare allo spray? No. Perché? Perché così la spruzzi? O no? Ma non te la fa abbinare? No. Ma provate adesso, non l'ho abbinata. Le boccette vuote. Ah, forse. Serve. Ma sì, certo. Cosa? Lo spray è già pieno dello spray. Il gioco è per lei di 42. Ah. Quindi l'insetticida avrei potuto già usarlo. Da subito. Ecco. Nel buco nel corridoio. Va bene. Rudiru. Vattene via. Bijol. Bijol. Poi il 10. Della qua. Ok. Giri. Sì, te lo ficco tutto ancora. Morite bastarde. Oh no. Attacco finale. No. Zante Zucche, no! No! Quindi... Ok. Dogula. Chemistry is the study of matter. But I prefer to see it as the study of... Rottura di coglioni. Sì.